Francesca Sorrentino, insieme a Martina De Ioannon, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, è la nuova tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Rispetto agli altri tronisti, l'ex volto di Temptation Island, inizialmente, ha avuto qualche difficoltà nel sentirsi a proprio agio e nell'esprimere a 360 gradi se stessa e la sua persona. In molti hanno insinuato che il suo atteggiamento e la sua indecisione se abbandonare il trono o no fossero dipesi dal fatto che fosse ancora legata emotivamente e sentimentalmente all'ex fidanzato Manuel Maura. Secondo alcune indiscrezioni, i due in realtà starebbero ancora insieme o perlomeno, sarebbero ancora in contatto e alla fine del programma, dovrebbero tornare insieme. Uomini e Donne, ex dama su Francesca Sorrentino. Di recente, l'ex dama del trono over della scorsa edizione del dating show di Canale 5, Giulia Vacca, è tornata a parlare del programma e dei suoi protagonisti nel corso di un'intervista rilasciata a Casa Lollo da Lorenzo Pugnaloni. Qui ha detto la sua su Mario Cusitore, in quanto ex corteggiatore di Ida Platano, nonché attuale cavaliere del trono over, affermando che, secondo lei, non sarebbe dovuto andare in quell'hotel se era amore. Il fatto che sia tornato a Uomini e Donne non lo critico. Da quello che si dice, lui ha provato più volte a corteggiarla, ad andare da lei. Dopo che uno vede che dall'altra parte non c'è interesse, se gli viene chiesto di andare nel programma non ci vedo niente di male. Secondo me all'inizio, per come l'ho conosciuto, lui non era il suo prototipo di Ida. Poi con il suo carattere l'ha saputa prendere, e lui si è fatto condizionare. Però non era tutto questo amore folle, altrimenti nelle ultime puntate non sarebbe andato in un hotel, sapendo che da lì a pochi giorni ci sarebbe stata la scelta. Per quanto mi riguarda non sarebbe dovuto andare a prescindere da quello che poi è successo. L'ex dama ha poi commentato il percorso dei quattro attuali tronisti del trono classico. Non sto seguendo tantissimo, però tra i quattro tronisti Michele lo vedo il più sincero di tutti e veramente sta lì per cercare l'amore. Le due ragazze non credo, a pelle. Francesca secondo me non c'entra nulla con il programma, è una bella ragazza, ma sentimentalmente non è pronta, è inutile che ci giriamo intorno. Martina non mi è piaciuta a Temptation Island.